kissing and you gave me my ticket. I put my Walkman on and the body was kicking. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Mystery Dungeon Squad Esploratori del Cielo. Sono di squadra blu, però, sti cazzi. Ok raga, l'ultima volta ci siamo lasciati dove praticamente abbiamo aiutato Charmander a recuperare il suo frammento antico, che ha delle incisioni sopra, e Charmander adesso ci dice che il suo sogno è esplorare e risolvere questo mistero. Però adesso ci chiede che cazzo facciamo noi, visto che abbiamo perso la memoria e siamo diventati un cazzo di Pokémon. E lui ci chiede di unire, di fare una squadra di esplorazione insieme a lui, e noi accettiamo, perché effettivamente ci abbiamo un cazzo da fare. I programmatori non avevano optato per un'altra scelta. Adesso ritorneremo sul quel promontorio dove Charmander è scappato via. Il gioco inizia praticamente così dopo questa prima missione. Salviamo la... Non ho salvato l'avventura perché io salvo sull'emulatore. Ok, praticamente che cosa succede qui? Praticamente un Pokémon per farsi riconoscere deve mettere i piedi su quella grada, e chi c'è sotto riconosce il piede e vi dice chi è che sta per entrare. Però quando ci mettiamo noi sopra, a prescindere dal Pokémon che avete scelto voi, vi diranno: oh mio Dio, ma questa zampa non l'abbiamo mai vista, chi cazzo sarà? E cioè, però poi vi fanno entrare tranquillamente. Allora vedete che adesso lui dirà: mio Dio, che cazzo è questo? Però ci fanno entrare comunque. Ok, adesso ci fanno entrare, e il nostro colui che ci porterà a visitare tutta la nostra gilda sarà Shadot, che praticamente giocherà un ruolo abbastanza importante in questa serie, così come tutti gli abitanti della gilda. E dirà che comunque siamo giovani, però noi gli diciamo: vada e spacchiamo il culo al mondo. Adesso ci porterà dal capo della gilda, che è un Wigglytuff. Facci entrare, stronzo di merda. Ok, siamo dentro. Ecco Wigglytuff che ci chiederà come cazzo si chiama il nostro team. Il nostro team, regà, no, si chiamerà Swag. Proprio Swag. Swag. Ok, fine. Sì, va bene, il team Swag. E adesso ci daranno un kit di esplorazione che conterrà la sacca di tesori dove si mette la roba, una mappa, la targhetta degli esploratori, che all'inizio, se non mi sbaglio, è di livello bronzo, poi più missioni fate e più la cosa diventa alta, cioè il rango bronzo, argento, oro, platino, no, master se non mi sbaglio, queste cose così. E adesso ci faranno dormire, però noi dormiremo poco, perché comunque, oh mio Dio, siamo emozionati come un dito nel culo, incredibile. E sì, vabbè, noi ci chiederemo come cazzo facciamo a diventare Pokémon, che praticamente sarà la, il clou di tutta la serie. La mattina dopo, e poi è ora di alzarsi, c'è Lodred che ci verrà a svegliare tutte le mattine così, che rompe i coglioni proprio in una maniera esorbitante, e prima o poi lo uccideremo strangolandolo senza pietà, e non faremo trovare il cadavere a nessuno. Ok, adesso diremo la nostra incredibile battuta mattutina, che è... Aspettate, incredibile. Oh, 1, 2, 3. 1, lavorare non fa male. 2, a chi scappa niente pappa. 3, ogni sorriso va condiviso. Sì. Ok, praticamente Shadot dirà che noi siamo ancora piccoli per andare a cercare le persone, i Pokémon cattivi, quindi ci darà delle missioni un po' più facili. Infatti vi spoiler incredibile che la prima missione dovremmo salvare la perla di uno Spoink. Sì, ok. La mia perla XD11. E adesso Charmander si incazza perché dice: oh mio Dio, ma noi siamo troppo forti per andare a fare queste cose. Però in realtà facciamo cagare al cazzo. E questo è il dungeon che dobbiamo visitare. Al piano meno 7 troveremo la nostra perla di Spoink. Allora, raga, io in questi primi dungeon esploro sempre tutto, però non lo faccio perché sto registrando. Quindi, che culo, sono capitato vicino alla scheppera. Aspetta, però quando gli oggetti sono vicini, sa mai, io li piglio e combatto anche i Pokémon, perché comunque ci terrei ad aumentare di livello. E ovviamente io farò
Raga, quando vedete i tagli tattici significa che una macchina ad alta velocità mi sta passando sotto la finestra ed essendo estate non posso evitarlo per... Dicevo, essendo estate non posso evitarlo perché registro con la finestra aperta visto che fa... Cioè estate, è ancora primavera, però qui è estate. Cioè sono in un mondo a parte io e fa un caldo della madonna, quindi cioè non posso farne a meno. Incredibile, anche Dani è salito a livello 7 e ha imparato bracciere. Scale di merda. Scale di merda. Devi morire. Tu devi morire incredibilmente. Minchia che forte. Allora. Oh, e basta, vorrei attaccare pure io. Morso. Sì, vabbè, ma che culo c'hai? Devi morire. No, vaffanculo, va. Vai, Charmander. Ammazzala. Credibile. Abbiamo sbagliato strada. Ancora più incredibile. Muori. Incredibile, stiamo facendo fuoco e faville, ma non troviamo le scale. Eccole. Elisir Max e Bacca Pesca. Ovviamente le bacche hanno la stessa. Le stesse caratteristiche del gioco reale. Cioè, praticamente ci sono quelle che danno PS, che ti fanno le cure a PS, chi ti cura dagli stati e dai debuff. E queste cose così. Ok, intanto andiamo avanti. Ovviamente, raga, all'inizio è facile il gioco. Perché ovviamente i livelli sono bassi, quindi non ci sono problemi. Ovviamente più avanti, vi stavo dicendo, io farò allenamento off camera. Quindi se vedete tipo un giorno Riolo a livello 20 e il giorno dopo, cioè l'episodio dopo lo vedete a livello 30, chiedetevi il perché. Cioè perché altrimenti, raga, sulle quest principali ci resteremo praticamente tutta la vita. Perché comunque poi il gioco inizierà a farsi difficile. Cioè non per i livelli, più che altro per i Pokémon che ci troviamo contro, che diventano assolutamente imbattibili. Tipo su questo gioco qui c'è ci sono Aerodactyl, Flygon, Salamence, Claydol, che sono qualcosa di devastante. E quindi bisogna diventare forti, molto forti, soprattutto per e i Metagross. Minchia, i Metagross quanto rompono il culo. Gli Aerodactyl, anzi penso che gli Aerodactyl siano quelli che scassano di più la minchia su questo gioco. Dai, ammazziamo. Oh, è salito di livello prima di me, sto figlio di puttana. Ah no, io sono già a livello 8. Ok, raga, siamo al piano meno 7 ed è il posto dove abbiamo trovato la perla. Adesso, raga, lo so che questo episodio è durato poco, però praticamente è adesso che inizia il vero gioco, quindi io vi lascio qui. Cioè, in realtà adesso andiamo a mangiare. La regola della gilda è che diamo tutti i soldi a loro, noi andiamo a mangiare e dopo cena... Cioè dopo andiamo a cenare, dopo cena andiamo a dormire. Quindi io vi lascio qui perché adesso la storia inizia ad entrare nel clou. Si infittisce perché comunque la squadra inizia a migliorare e andiamo a trovare i Pokémon malviventi. Quindi io vi lascio così, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Datevi saluta e bella.